chiaramente c'è il lavoro che porta avanti l'ispettorato, quello di Nastro e delle altre forze d'ordine, rischia di avere armi strutturali, se non sostenuto da leggi adeguate anche a combattere questi nuovi fenomeni criminali. È per questo che nel 2015 era nata una commissione con una, che ha elaborato, presieduta da Riccardo Caselli, una proposta di riforma dei reati ambientali, che per esempio le norme che abbiamo ancora risalgono addirittura all'inizio. Questa commissione ha un cammino un po' travagliato, come se ne lancia una provocazione, battere burocrazia e lobby a volte sia più difficile che combattere mafia o terrorismo. Giancarlo Caselli. Grazie. Grazie a tutti per la vostra presenza e per l'accoglienza. Inutile dire che anche l'accoglienza oltre alla vostra massiccia presenza fa molto piacere. E prima di svolgere l'intervento, per lo spunto dall'osservazione del dottor Gaderosa, che ha detto la magistratura non sempre è preparatissima. È un eufemismo, lei ha molto ragione, assolutamente ragione. Ma prendo spunto da questa sua affermazione per parlare subito dell'osservatorio, dicendo che il fiore all'occhiello dell'osservatorio sulla criminalità in agricoltura, sulla mafia di Coldiretti, è forse l'organizzazione, diceva la scuola superiore della magistratura, di corsi di formazione appunto per magistrati. Il quarto anno che abbiamo fatti è proprio per corrispondere all'esigenza che Maria De Rosa ha illustrato. La legalità per molti di noi, giovani e non solo, di solito viene considerata come una cosa fastidiosa. I ragazzi, scusate l'espressione, dicono che palle, tutte queste regole, queste imposizioni, questi precetti, così bello starsene tranquilli e fare quello che si vuole senza nessuno che sta addosso. È una concezione diffusa ma molto sbagliata, perché al di là delle percezioni soggettive, egoistiche, ragionando appena un po', è facile vedere che la legalità conviene, altro che fastidio, è un vantaggio, è una convenienza, perché senza regole non c'è partita in tutti i campi e senza regole vincono sempre i soliti noti, quelli che meno regole ci sono più ci guadagnano, mentre più legalità significa un presupposto fondamentale per puntare a una migliore qualità della vita. Un breve esempio concreto, concretissimo. L'illegalità economica, nelle sue tre declinazioni, evasione fiscale, corruzione, mafia, ha un giro d'affari complessivamente di 330 miliardi di euro l'anno. Una spaventosa, enorme, terribile quantità di ricchezza che ci viene quotidianamente da prima, con un conseguente impoverimento della nostra comunità attraverso la sottrazione di risorse che, se ne avessimo a disposizione, ci consentirebbero di realizzare tutta una serie di cose, perché siamo alla tutela del territorio. Il nostro territorio, a causa delle piogge, frana da tutte le parti, sempre peggio, anche perché mancano, non sono sufficienti o sono impiegate in maniera non adeguata, le risorse necessarie per tutelarlo, tenerlo in piedi. Allora ecco che ogni recupero di legalità è un recupero di ricchezza. Ogni recupero di legalità è un passo avanti lungo la strada della risoluzione della crisi economica che ancora ci attanaglia, per fortuna in fase di superamento ma ancora evidente. Ogni recupero di legalità è un presupposto necessario per passare dalla legalità appunto alla giustizia sociale, a una più equa distribuzione della ricchezza tra le varie componenti della nostra collettività. Questa è la posta in gioco quando si parla di legalità. E attenzione, non si tratta di prendere posizioni di destra, di centro o di sinistra. Il principio di legalità, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, l'efficienza della giustizia, non sono questioni di destra, di centro o di sinistra, sono questioni di tutti.
delle quali quindi tutti dovremmo farci carico, ricercando insieme, tutti quanti insieme, soluzioni di interesse comune. Se non vogliamo, l'ammonimento di un grande, grandissimo musicista, Claudio Abbado, se non vogliamo essere colpevoli di omissione contro la democrazia, io direi omissione contro i nostri interessi, contro noi stessi. La legalità dunque conviene anche nel settore agroalimentare, ed è proprio per fare in modo, per quanto possibile, per quanto ci compete, per quanto ci riusciamo, ci mettiamo, che di legalità ce ne sia sempre di più anche nell'agroalimentare, che è nato l'osservatorio che lavora l'osservatorio. Nell'interesse del consumatore, ovviamente, ma anche nell'interesse dei produttori onesti che con le regole hanno tutto da guadagnare, mentre senza regole sono penalizzati da chi gioca con le carte truccate. Il cibo, lo sappiamo, è il principale collegamento tra un ambiente per quanto riguarda l'uso del suolo, dell'acqua, delle risorse naturali, la gestione dei rifiuti. Perciò deve essere considerato, non può non essere considerato, valutato e trattato come un bene comune. Mentre forti, molto forti sono le spinte, anche in Europa, soprattutto in Europa, a concepire il cibo come merce, non come bene. E sono queste spinte qualcosa a cui bisogna provare in tutti i modi a resistere, per salvaguardare di nuovo nell'interesse del consumatore e del consumatore la qualità, la distintività e la sicurezza del cibo, impedendo che questi caratteri siano travolti da logiche di quantità e di profitto, sganciate queste logiche da ogni etica. Il mercato agroalimentare è fatto in grande, grandissima, stra maggioritaria prevalenza di operatori politici, onesti, le cose vanno sostanzialmente molto bene. Ma ci sono anche operatori corrotti, operatori senza studio. Vanno contrastati anche con una normativa attuale. Invece oggi le punizioni non sempre sono proporzionate alla gravità delle offese. Anzi, a volte, molte volte, troppe volte, sono i reati più gravi che sostanzialmente restano impuniti. Mentre episodi bagatellari da poco sono puntigliosamente, scrupolosamente perseguito. Allora la normativa a tutela del consumatore e della produzione virtuosa, onesta, finisce per essere una specie di lotteria, una riffa, che premia i peggiori e il premio è l'impunità. Un sistema normativo che dovrebbe frenare, si dice che la legge deve avere una funzione deterrente, e invece funziona esattamente al contrario, perché spinge calcolo costi-benefici e decisamente a favore dei benefici, spinge a delinquere, a violare le poche insignificanti regole della gestione in materia agroalimentare e inventarsi sempre nuove forme di contraffazione di fronte, come abbiamo sentito negli interventi precedenti. In ogni caso è un sistema obsoleto, come ha detto Masini, e lo ripeto io, fermo a quando il problema dei problemi era l'oste che mettere un po' di vino, un po' di acqua nel vino o un po' di vino nell'acqua. Il risultato è sempre il medesimo. Le frode alimentari non sono ferme a questa stagione, a questa fase, a questa epoca. Non è possibile governare un sistema, un mondo che è radicalmente cambiato, ha subito delle rivoluzioni tecnologiche, di collegamenti internazionali. Abbiamo sentito che oggi si compra soprattutto i giovani, in modo particolare che ha internet. Non è possibile governare questo nuovo mondo con armi spuntate. Bisogna introdurre nuove regole capaci di contrastare adeguatamente fenomeni di contraffazione che sono sempre più sofisticati, sempre più complessi. Il professor Masini e io abbiamo fatto parte di una commissione di riforma delle reati agroalimentari che il ministro Orlando aveva istituito la passata legislatura.
assoluta eccellenza nella parte. Ha lavorato sopra, ha lavorato bene, e ha consegnato al ministro un progetto di 49 articoli nel settembre del 2015. Questo progetto è uscito dal radar a un lungo periodo di tempo. Finalmente il Consiglio dei Ministri lo ha approvato, ma nel dicembre del 2017, e l'ha portato al Parlamento, guarda un po', il giorno dopo che il Parlamento è stato chiuso. Un iter un po' singolare, ma così sono andate le cose. Di positivo c'è che durante la campagna elettorale candidati di tutti i partiti, tutti i movimenti, tutti gli schieramenti, tanti, hanno assunto di tutti, tanti gruppi, non solo singoli candidati, hanno assunto l'impegno di riprendere questo progetto e di portarlo avanti. E difatti, a legislatura iniziata, sono stati presentati vari disegni di legge che hanno fatto proprio il progetto di 49 articoli della Commissione. Un disegno di legge dei senatori Fattori e Lannutti, presentato il 18 aprile, un disegno di legge Taricco, Borsellini, Cavini e molti altri, presentato il 6 luglio, un progetto di legge, De Petris, La Forza, del 24 luglio, e anche un progetto di legge, disegno di legge Martina Corrado, dell'8 giugno del 18. Adesso si tratta di aspettare, di vedere come andando a finire le cose. Se sono rosse si vedranno, ma sempre varrà chi accetta un modello di sviluppo orientato al benessere della collettività e alla disponibilità dei prodotti, saranno rosse. Altrimenti, sempre varrà chi preferisce le resistenze corporative ad una onesta e trasparente collaborazione per il bene comune, saranno ostili. Forse il gioco è molto alto. E se la riforma dovesse essere affossata, non dovesse essere ripresa, discussa, modificata, integrata, per carità, nessuno pretende ripetere come ora colato con la verità di fede questo progetto elaborato dalla Commissione. Partire dal progetto per elaborare, discutendo, confrontandosi, modificando, integrando una riforma degna di questo nome, ecco, se questo dovesse avvenire, a perdere saranno i cittadini. Ma è evidente che la passata legislatura, e comincia a intravedersi qualcosa anche l'attuale legislatura, che contro la riforma è schierata l'Italia dell'affarismo impunito, quella che troppe regole inceppano il libero di spiegarsi delle cose. Più correttamente dovremmo dire, inceppano la cupidigia di chi vuole rapidi e lauti guadagni lucri senza troppi scrupoli, senza troppo rischiare, anzi facendosi beffe anche delle poche regole che esistono. Cosa succederà? Fare previsioni non è facile, anche perché, lasciamolo dire, riferendosi al quale governo, fare previsioni quante volte è un azzardo, perché contrasti interni, suggestioni esterne, variabili continue, sono talmente tante da rendere il quadro difficile da decifrare. E in ogni caso nuoce, è la mia opinione personale ovviamente, la tendenza, una certa tendenza a considerare spazzatura tutto quello che si è fatto in precedenti legislature. Il caporalato, per esempio, una legge fresca, una legge nuova, che sostanzialmente sta funzionando bene. Il problema è che non è attuata in tutte le parti, anche quelle di prevenzione, organizzazione del trasporto, gli uffici di collocamento, anche se non si chiamano così. Ecco, su questo bisognerebbe puntare per realizzare. E invece no, il ministro dell'agricoltura, appena insediato, ha detto che questa legge va cambiata, come se non funzionasse, come se non. Poi per fortuna non è ancora tornato sull'argomento, mi auguro che l'abbia accantonato, ma non perché sia stata fatta una legge, ma ancora questa legge che è una deve essere automaticamente buttata alle notizie. La riforma naturalmente prevede nuovi reati, non solo delle carte perché non abbiamo il tempo. Voglio citare quello di agropirateria. Non ci sono soltanto le agromafie, sappiamo benissimo tutti che cosa sono le mafie e le agromafie.
c'è anche larga pirateria, non i mafiosi ma i pirati, e si tratta delle frodi commesse da soggetti che non fanno parte di vere e proprie associazioni mafiose, non sono mafiosi, ma agiscono con condotte sistematiche e organizzate piuttosto simili a quelle appunto mafiose. Protetto rafforza la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche attraverso nuove previsioni non solo di sanzioni, ma anche incentivanti, come quelle in materia di modelli di organizzazione e gestione. Non soltanto la catena, la filiera è una, non colpire soltanto gli ultimi anelli che di solito sono i più deboli, colpire anche i vertici che, quando hanno responsabilità, di queste responsabilità devono essere chiamati a rispondere. Ma, lo ha detto Masini, lo ripeto anch'io, perché questo è il nodo, le novità che probabilmente preoccupano di più, non lasciano dormire quelli che troppe regole gli danno l'anticarico, sono in ambito professionale, nel settore degli strumenti per accertare la verità, stabilire la verità di fronte alla contrattazione del sito. Questi strumenti sono l'estensione dei limiti di accessibilità delle intercettazioni, anche alle ipotesi di importazione, esportazione, preparazione, produzione, distribuzione o vendita di elementi non sicuri o pregiudizievoli per la salute. Una nuova disciplina per operazioni di prelievo e di coordinamento a sorpresa. Si fanno le norme disciplinate, quindi quando uno arriva a sorpresa, in questo caso le obiezioni, le eccezioni, gli ostacoli che vengono proposti sono infiniti, non sempre c'è una normativa che regolamenti tutto quanto con precisione. E poi ecco, di nuovo l'ho già ricordato, Stefano Masini, la possibilità di ricorrere ad accertamenti tecnici più incisivi, sofisticati, l'esame del DNA, come appunto nel doppio di sportivo. E c'è anche la previsione di corsie preferenziali per la trattazione dei processi per violazione del numero. Oggi sono pochi, con questo progetto diventato legge dello Stato, si farebbero molti processi. Ecco che prevedere una corsia preferenziale per la loro trattazione è importante. Riconosce il valore della tutela del corretto comportamento nell'ambito alimentare. Ma l'aspetto davvero rivoluzionario della riforma sta nel riconoscere che il cibo ha una propria identità, quelle parti irrinunziabili, insostituibili della cultura dei territori. E questo vi riguarda molto da vicino, è il vostro quotidiano. Cultura dei territori, delle comunità locali, dei piccoli produttori locali. Sono fattori che definiscono in sostanza il patrimonio alimentare, concetto cardine espressamente inserito nel progetto di riforma della Commissione. Quindi il patrimonio alimentare come elemento codificato nel progetto di legge e si spera nella legge dello Stato italiano. Per cui la tutela degli alimenti non può essere realizzata senza tutelare anche i consumatori e senza renderli nello stesso tempo partecipi, responsabili di questo loro patrimonio, perché è un patrimonio dei consumatori, dei cittadini, oltre che degli operatori. L'obiettivo ultimo, e mi avvio alla conclusione della riforma, è una reale imporre per legge, per tutti i prodotti agroalimentari, una etichetta da parte che racconti la verità, tutta la verità, l'impatto della verità. Forse ci una volta a proposito dell'origine, a proposito della lavorazione, della trasformazione, a proposito degli ingredienti, non soltanto a proposito delle qualità organolettiche o della riscadenza di quel che mangiamo o beviamo. Ecco, l'etichetta narrante è la garanzia migliore per il consumatore e anche per il produttore onesto, perché l'informazione è basilare, fondamentale, basta pubblicità invece di informare, molte volte cerca di tirare l'acqua proprio prima, magari anche ingannando, non basta internet, invece di informazione troviamo molta, molta confusione. Direi che va, sarà proprio una buona cosa questa riforma. Difficile, siccome abbiamo fatto parte della serie di io di questa commissione, autodeterminarsi. In piemontese, lo dico in piemontese, ma lo ricordo subito, c'è un proverbio che dice gli asini di cavour aspettano da soli, gli asini di cavour si odano da soli,
noi proviamo a fare una figura degli altri dittatori. E allora facciamo parlare una fonte autorevolissima. A Pechino, nel 2016, pari anni fa, c'è stato un importantissimo congresso di diritto penale internazionale con una sezione, la numero 2, dedicata specificamente alla legislazione alimentare e al diritto penale alimentare. Questa commissione, questa sezione, ha concluso i suoi lavori con un documento articolato in 17 punti che in gran parte, in molte sue parti, recepisce pari pari, tal quale, il disegno di legge elaborato, il progetto elaborato dalla commissione per la ma sì, non posso leggere tutti i 17 punti, leggo alcuni punti soltanto, che sono, ripeto, mutuati letteralmente dal nostro progetto. Gli stati dovrebbero punire le industrie, gli stati dovrebbero punire le industrie e i singoli soggetti per le violazioni del diritto alimentare che creano un rischio anche quando non sia prova di danno effettivo. Gli stati dovrebbero punire i produttori secondo il loro obbligo legale a livello di effettivo controllo degli standard della sicurezza alimentare. Gli stati dovrebbero prevenire la produzione e commercializzazione di alimenti che non corrispondono alla rappresentazione contenuta. Cioè tutte cose che nel progetto sono codificate. Allora chiudo dicendo che il vecchio proverbio, il vecchio modo di dire nemo profeta in patria, nessuno profeta in patria, forse vale anche in questo caso. Noi esportiamo fino a Pechino delle belle idee, degli orientamenti, delle linee direttive evidentemente apprezzate, piacevoli, tante proprie, e in casa invece non riusciamo a farle decollare. Speriamo di riuscirci, siccome è interesse di tutti, ma di Coldiretti e di chi a Coldiretti si riferisce in modo particolare, ecco, l'invito a tutti i presenti, ma non soltanto naturalmente quelli di Coldiretti, tutti gli altri che siamo convinti della bontà delle cose, della relativa bontà di quello che ho detto, a darci dentro, a impegnarsi perché questo progetto veramente sia prima o poi legge dello Stato. Grazie alla vostra attenzione.